Il Parma prima costruisce il suo muro della rivalsa, poi lo Spezia glielo sgretola e traccia la sua autostrada della speranza. Recidiva la squadra di D'Aversa, che commette, e a distanza di una settimana, lo stesso errore di prospettiva compiuto contro l'Udinese al Tardini. Avanti e per due volte si fa raggiungere. Primo tempo da trame veloci, ficcanti, vincenti, con Caramò, che indovina col mancino da destra il gioiello balistico, ed Hernani a deviare in porta una punizione di Brunetta. Sembra che il Parma si sia tolto una zavorra dalle spalle. Sembra, appunto. Perché ancora una volta, quando deve essere leone, è inesorabilmente gambero. Lo Spezia, che srotola un secondo tempo ad alta intensità, ci mette un amen con la doppietta di Giasi a ribaltare le cose. Un plauso sincero alla formazione di Italiano, la sorpresa più sorprendente di questa prima parte di stagione. Ai crociati resta l'ennesimo rimpianto. Ora, con due vittorie contro Udinese e Spezia, la squadra poteva trovarsi a quota 19. Invece, langue con 15 punti e nell'infrasettimanale arriva l'Inter al Tardini. Insomma, si salvi chi può, ma questo Parma sembra proprio non potere né volere la salvezza.